Bella a tutti ragazzi, qui è GiocoTradersante, ben ritrovati nel mio canale. Oggi siamo qui con il primo episodio su Clash Royale. Prima di iniziare ragazzi voglio ringraziarvi perché grazie ai vostri commenti sono riuscito a registrare questo gioco. Però purtroppo non ho potuto utilizzare il mio account che ho sull'iPhone, perché per giocare sul computer ho dovuto usare un account Android e quindi ho dovuto ricominciare praticamente da capo. Infatti sono ancora in Arena 1, invece sul mio iPhone qui sono in Arena 4, comunque ho 980 trofei e quindi ho giocato molto molto di più qui sull'iPhone che qui sul computer. Prima di iniziare ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete il proseguimento di questa serie. Cercherò di portare un video a settimana perché appunto durante la settimana cercherò di accumulare diciamo tutti quanti i bauli per poi aprirli una volta a settimana insieme a voi. Cerchiamo ragazzi di arrivare a 300 like per questo primo episodio. Io sono circa 2 settimane che sto giocando sull'iPhone e ragazzi in tutti i bauli sono alla ricerca di questi due, il cavaliere e il draghetto. Io veramente non li riesco a trovare. Sto aprendo di tutto, ma non li trovo. Cercheremo di trovarli in questa specie di pack opening, diciamo, su Clash Royale. Gli episodi saranno strutturati in questa maniera: apriremo prima tutti quanti i bauli che abbiamo a disposizione e poi andremo a fare una oppure due battaglie. Devo assolutamente farmi tutto quanto il mazzo perché questo qui che c'ho fa schifo, perché sono appunto le carte che ho trovato all'inizio, perché proprio non ho aperto quasi nessun baule perché volevo aprirli insieme a voi, quindi è proprio il deck iniziale con tutte quante le carte che fanno schifo, quindi cercheremo con le carte che troveremo qui di costruirci anche un bel mazzo da battaglia. Detto questo ragazzi, partiamo subito ad aprire i bauli. Allora io direi di partire con dei bauli per riscaldarci. Apriamo prima quei due omaggio, che di solito non si trova mai niente qua, anche se ho trovato l'arco X sul mio telefono, quindi non si sa mai. Due gemme, il bombarolo, le frecce e la valchiria. Ok, secondo baule, oro, goblin, ancora il bombarolo, frecce e niente. Ok, primi due andati così, questi qui erano per riscaldarci. Adesso partiamo con un oro, questo qui. Intanto qui facciamo partire le 3 ore, non so per quale motivo non le ho fatte già partire. Comunque vabbè, quello oro, sperando di trovare qualcosa. Goblin, cavaliere, capanna e niente. Apriamo un altro argento, questo qui. Oro, goblin, bombarolo, arcieri. Ci rimane l'ultimo oro e poi andremo a fare le due battaglie per andare a prendere il baule della corona. Così apriamo anche questo baule. L'ultima possibilità di beccare qualcosa di buono, frecce, goblin, ferro infuocato e niente, ragazzi, niente. Allora, potrei potenziare un po' di roba, però sinceramente vorrei conservarmi le monete per arrivare a 1000 per creare il clan, ragazzi, perché voglio fare un clan con voi. Non l'ho ancora creato, appena arriverò a 1000 monete lo creerò e poi dopo lo dirò in un video, così da fare un clan tutti quanti insieme. Per me sarebbe veramente una bella idea, così da scambiarci le carte e da crescere a vicenda. Per il resto, ragazzi, guardate qua, non ho niente. Queste qui sono le mie carte, guardate qua. Cioè, non ho proprio niente. Potrebbe essere il gigante, però poi dopo il costo aumenterebbe troppo. Quindi direi di giocare così. Vabbè, per il momento andiamo a fare queste partite qua. Dobbiamo prendere 4 corone, quindi dobbiamo assolutamente farcela. Allora, con calma, cerchiamo di aspettare un po' e poi ci metto gli arcieri, così. Vediamo un po' lui che cosa, se fa qualcosa oppure se aspetta. Niente, aspetta, quindi mettiamo anche il moschettiere. Lui non gioca niente, non gioca nessuna carta. Noi mettiamo ancora gli arcieri dietro. Questi qui sono potentissimi, ragazzi, costano poco e fanno davvero tantissimo danno. Mettiamo il bombarolo dietro. Ok, via così, grandissimi. Adesso spariamoci la sfera infuocata qui. Via così. Non fa zero di danno, fa questa cosa. La devo togliere assolutamente. Il gigante io sinceramente non lo utilizzo perché sì, ok, è forte, però boh, il fatto che non può attaccare gli altri nemici lo rende molto debole secondo me. Poi una volta che arriva fa dei danni mostruosi, però il difficile sta ad arrivarci. 133, riesce a fare 133 di danno, sfera infuocata, dai. Boom! 3 è rimasto, 3! Su ragazzi, su, ultimi 50 secondi. Vai, sì, la palla di fuoco, eccola qua, non l'avevo vista. Via così, palla infuocata. Ecco, ormai l'avevano già ucciso loro. Bene. Però ho fatto un casino di danno alla strega. Ottimo, dai, forza Pecca, un colpo gli devi dare. Bene, il gigante non l'ho visto. Metti il bombarolo qua. Buttate giusto al gigante, aspetta che metto gli scheletrini qua. Dobbiamo solo resistere, purtroppo abbiamo fatto solo una corona. E relativamente poco, perché noi dobbiamo farne 4. Di questo passo non finiremo più, però vabbè. Sempre meglio di niente. Vediamo se il Pekka riesce a fare qualcosa lì di danno. Forza Pekka,
Hai 10 secondi per buttarlo giù. Dai, no, ha messo i scheletrini. Niente, ragazzi, ci abbiamo provato a fare le tre corone. Niente, finisce qui. Niente da fare, una sola corona, ce ne mancano ancora tre. Un altro bowl argento. Ok, per adesso non vorrei usare le gemme. Credo che non sia necessario usarla adesso. Comunque abbiamo già aperto parecchi bauli. Cercherò di conservarmele. Mettiamo il moschettiere e i goblin lancieri. Però ha messo quell'altro di là. Ok, allora mettiamoci gli arcieri qua. No, cavolo, anche la strega, non l'avevo vista. Mettiamoci il bombarolo vicino alla strega. Io ho fatto anche un po' di danno però, però mi sta distruggendo. Buttiamoci la bomba infuocata sulla strega che, ragazzi, è troppo forte. Ecco, siamo partiti subito male. Non riesco a mettere niente. Mettiamo la valchiria. Beh, anche il gigante c'ha. Però, ragazzi, se metto gli scheletrini con la strega li fa fuori subito. Anche il pecca, cavolo. Sì, ragazzi, è finita qua. È finita qua. 516. Forse riusciamo a resistere. Sì, siamo ancora vivi. Siamo ancora vivi. Su. Forza, fate danno. Mettiamo anche il pecca, via così. Lui sta attaccando qua, non vuole proprio difendere lui. Dato la valchiria, ok, grandissimi ragazzi, grandissimi, complimenti. Fate spazio che sta arrivando il pecca. Non so perché lui non sta giocando più, non sta mettendo più niente. Ha buttato subito troppo all'inizio e questo è il brutto di buttare subito all'inizio. Ecco, l'ho chiamata, la strega non l'ho neanche vista. No! Stavo guardando lì, non ho visto la strega, ma non è possibile. Uffa, almeno ho fatto una corona, almeno ce ne mancano altre due. Dai, due corone e poi possiamo aprire il baule della corona. Metti anche il gigante, ragazzi, ma col gigante quando avete gli scheletrini, cioè ve lo mangiate il gigante. Per questo che sinceramente non preferisco usarlo. Comunque mettiamo anche il pecca qui, forza, fate spazio al pecca. Mamma mia ragazzi, che distruzione, che distruzione, via così. Mettiamo il bombarolo qui. Anche gli arcieri che fanno un botto di danno da lontano. Mentre il pecca lì che li distrae. Guardate lì. Bene. Ragazzi, mamma mia. 30 secondi. Vittoria più veloce della storia. Tre corone e altro baule d'argento. Andiamo a questo punto ad aprire il baule della corona. Speriamo di trovare qualcosa di buono. Almeno qui. Gemme, arcieri, bombarolo, goblin e capanna dei goblin. Niente di buono. Comunque ragazzi, io questo video lo concludo qui. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Ci vediamo la settimana prossima. Sempre se questa serie vi piaccia, vorrei portare un video a settimana, così da aprire tutti quanti i bauli. Quindi ragazzi, per questo è tutto. Noi ci vediamo con un prossimo video. Bella.